Oggi i viaggi di Migio vi portano a l'isola di Sant'Antioco. Ci immergiamo subito nella spiaggia di Coquaddus, che è una cala che si svela all'improvviso, dopo aver percorso qualche chilometro di curve e di salite e discese incorniciate da verdi colline ricoperte di vegetazione. La spiaggia Coquaddus è lunga circa 500 metri ed è divisa in due parti. La prima parte ha un arenile di sabbia dorata e color panna, che diventa più grigia verso la riva, mentre l'altra parte è costituita per lo più da scogli, ciottoli levigati dal mare, ghiaia e poca sabbia. Ma come si arriva alla spiaggia di Coquaddus? La spiaggia di Coquaddus si raggiunge dal porto di Sant'Antioco, percorrendo la strada per le spiagge senza svoltare a sinistra per Maladroxia. Il vero cuore pulsante è proprio Sant'Antioco, popolata da circa 11.000 residenti e decine di migliaia di visitatori in estate. Sant'Antioco è collegata da un istmo artificiale, costruito forse dai punici e perfezionato dai romani. Tra le altre cale da visitare c'è l'insenatura di Cala Sapone, che è considerato uno dei luoghi più amati dagli antiochensi. Il tratto sabbioso non è molto ampio, mentre il tratto settentrionale presenta scogli e rocce piatte tinte di bianco, dove è possibile prendere il sole o tuffarsi. Ma una delle attrazioni della maggiore isola dell'arcipelago del Sulcis, all'estremità sud-occidentale della Sardegna, è la spiaggia Le Saline, una striscia di sabbia bianca finissima che degrada verso il mare trasparente. La spiaggia è dotata di ampio parcheggio, chiosco bar, noleggio attrezzatura balneare, camping e hotel. È meta ideale per i surfisti ed è amata da chi pratica pesca subacquea o desidera immergersi e fare snorkeling. Nello stagno trova cibo e ristoro una ricca e tipica avifauna. In periodi meno affollati ammirerai da vicino magnifici esemplari di fenicotteri rosa, aironi e cavalieri d'Italia. Ma da vedere vicino Sant'Antioco c'è una vera e propria miniera rivoluzionaria, ossia Porto Flavia, che più che una miniera è un porto sospeso a metà di una parete rocciosa da cui parte una lunghissima galleria, un luogo che domina la costa dell'Inglesiente nella parte sud-occidentale della Sardegna. Un tunnel lungo circa 600 metri, scavato nella roccia dai minatori, sbuca a metà di uno strapiombo che offre una vista mozzafiato sul suggestivo faraglione di Pan di Zucchero, monumento naturale di 132 metri, modellato dal tempo. Porto Flavia, all'interno del promontorio che domina Masua, realizzata tra il 1922 e il 1924, è un'ardita opera sospesa fra cielo e mare, che permetteva l'imbarco diretto dei minerali destinati alle fonderie nord-europee sulle navi, riducendo in maniera drastica tempi e costi di trasporto. Due gallerie sovrapposte sboccano a picco sul mare, intervallate da giganteschi silos, capaci di contenere fino a 10.000 tonnellate di materiale. Nella galleria superiore si caricavano i silos, da quella inferiore, dotata di nastro trasportatore, imbarcando così zinco e piombo sui piroscafi grazie a un braccio mobile. A progettare il capolavoro di ingegneria senza precedenti fu il direttore Cesare Vecelli. Al porto diede il nome della figlia, Flavia, che campeggia sulla torretta in stile medievale all'ingresso del tunnel. Per capirne la portata rivoluzionaria, immagina che fino ad allora i minerali erano caricati a mano sulle navi a vela e trasportati al porto di Carloforte, da dove partivano verso il continente. L'inizio dell'attività estrattiva risale a metà 1800. Sul fine del secolo, con oltre 700 addetti, la miniera di Masua era una grande realtà estrattiva. Dopo un breve appannamento nel 1922, la società belga le conferì rinnovato impulso. Poi la crisi negli anni 30 sino al lento declino. Il complesso di Masua comprende un villaggio minerario sul ripido pendio di Punta Cortis, scuola, ospedale, chiesa, laboratori e case immerse nel verde dislocate su vari dislivelli rocciosi.
Interessante è anche la visita al museo delle macchine da miniera. Ce ne sono una settantina, oltre ad attrezzature e utensili minerari. Terminata l'escursione storico-industriale, potrai distenderti nella spiaggetta di Porto Flavia, che si affaccia sul mare cristallino, al fianco dei resti della struttura mineraria contornata da una fresca pineta. Per questioni di sicurezza, l'ingresso al sito minerario è contingentato, dunque è fortemente consigliato acquistare i biglietti con anticipo. I biglietti per la visita guidata di Porto Flavia possono essere acquistati sia online che attraverso il botteghino lì presente. La visita guidata dura circa 50 minuti e si svolge in piano su sterrato abbastanza regolare. Vi consigliamo di arrivare con 15 minuti di anticipo. Il prezzo va da 6,50 euro ai 10 euro, inoltre vi consigliamo un abbigliamento sportivo e sono obbligatorie scarpe chiuse e comode. Accanto a Porto Flavia si erge Pan di Zucchero, che è uno dei monumenti naturali più imponenti e spettacolari dell'isola, simbolo della costa di Iglesias. Si può raggiungere in gommone o in barca dalla magnifica insenatura di Masua, frazione costiera Iglesiente, distante 2,5 km. Compiuta l'impresa non semplice di raggiungere nelle pareti rocciose, gli appassionati di climbing con attrezzatura e supporto di guide specializzate possono scalare i suoi 133 metri, è il faraglione più alto del Mediterraneo. Dalla cima potrai ammirare i tre fratelli minori, due detti Sagusteri e il Morto. I quattro faraglioni di Masua sono strutturalmente omogenei e collegati, parte integrante del monumento. Il loro colore bianco ceruleo spicca sulla costa antistante dalla tinta violacea, composti da calcare cambrico. Una volta terminata l'escursione a Porto Flavia, potrete rilassarvi su questa spiaggetta di Masua, distante pochi chilometri da esso. Vi consigliamo inoltre di visitare la Baia di Porto Pino. La baia, che ricade per tre quarti nel territorio sulcitano di Sant'Anna a Resi, è un ecosistema in perfetto equilibrio, spiagge candide che si immergono nelle tonalità azzurre del mare, dune desertiche di sabbia finissima, calette di sabbia rosa con fondali limpidi, placide lagune e un bosco di rarissimi pini d'Aleppo, querce spinose, ginepri secolari e rigogliosa macchia mediterranea. Il fondale di tutto il litorale è sabbioso e digrada lentamente. Per decine di metri l'acqua è bassissima, ideale per famiglie con bambini e anche per appassionati di snorkeling e pesca sportiva. Lungo gran parte dell'arenile troverai un punto di ristoro e stabilimenti dove noleggiare attrezzature balneari, pattini e gommoni, nonché centri diving, scuole di vela e surf. Tutto l'anno Porto Pino metà di wind e kitesurfisti. Inoltre, una lingua sabbiosa della spiaggia, larga circa 70 metri, divide gli stagni dal mare, nel quale potrete ammirare fenicotteri rosa, martin pescatori, aironi, folaghe e gabbiani reali. Nelle vicinanze, inoltre, vi consigliamo di visitare Porto Pinetto, nome derivante dalle rovine di una batteria militare intitolata all'ammiraglio Candiani, dove potrete ammirare la cultura di un borgo divenuto famoso per i nuraghe arresi, che sorge in pieno centro tra le due chiese vecchia e nuova dedicata a Sant'Anna. Attivate la campanella ed iscrivetevi al nostro canale.